Al telefono con noi c'è il presidente Alberto Moscuzza, ben trovato, buongiorno. Buongiorno. E allora, alza bandiera sì a scuola, alza bandiera no, che si fa? Sì, allora, come ho scritto nel comunicato stampa, è una polemica sterile, inutile, perché il nostro dirigente scolastico, in buona fede, vuole finalmente attuare un'iniziativa di integrazione di tutte queste presenze di varie etnie diverse nelle scuole. Anche mia figlia va in quella scuola. Non dobbiamo dimenticare che antiche democrazie come quella degli Stati Uniti e quella della Gran Bretagna, dove sono società multirazziali, in ogni aula scolastica hanno la propria bandiera nazionale. Sì. E questo è un metodo anche per integrare queste diverse comunità che ci sono in ogni nazione, come la Gran Bretagna. Poi mia moglie personalmente tutte le scuole le ha fatte in Gran Bretagna e erano solo due inglesi nella sua aula, ma rispettavano la bandiera inglese, l'avevano proprio anche nella stessa classe. Purtroppo Chiaro. Queste polemiche, io credo sterili, servono anche per dare un dibattito diverso nella nostra comunità cittadina, distogliendo i problemi, perché Siracusa ha altri problemi più seri. Moscuzza, sicuramente sì, Moscuzza, però c'è anche chi ha detto vabbè, ma si sta cercando di far entrare la politica a scuola con una cultura che richiama valori magari della destra storica, del centrodestra italiano, instillandoli subito nei ragazzini. No, questo loro vogliono, perché è demagogia, è faziosità. In questi giorni sui Facebook si stanno girando diversi commenti, uno più disperato dell'altro, che vogliono far entrare la politica in mezzo. Questo non è vero, perché non dobbiamo dimenticare, si parla delle tre bandiere, quella europea, quella italiana e quella siciliana. Non c'è niente di demagogia da parte di esponenti di destra. Cioè, tentativo di salvaguardare valori propri. Di paura di nazionalismi che possono riemergere, o come battuta che ha fatto qualcuno, ecco i balilla, perché la bandiera unisce tutti. Con la bandiera italiana sono morte parecchie persone. Cioè, come dire, siamo diventati talmente bravi e aperti verso l'accoglienza che però svendiamo quello che è il nostro patrimonio? Sì, allora propongo queste associazioni che anzi sono felice di averle conosciute, che non le avevo mai sentite sul nostro territorio, togliamo anche le bandiere nazionali, quella europea, dagli uffici pubblici e togliamole anche dalle navi che soccorrono giornalmente gli immigrati sui nostri mari, perché possono dare fastidio. Togliamole ovunque le nostre bandiere, quella, io ripeto sempre, quella nazionale, quella europea e quella siciliana. Perché non dicono anche questo allora, se possono dare disturbo? Questo è solo faziosità, demagogia. Che ricorda un po' anche la polemica che ha sui crocifissi in aula, che c'è stata a livello nazionale diverso tempo fa. Sì, questo anche uno gli può dare ragione, perché il nostro Stato è laico, ma la bandiera unisce tutti, la bandiera è il simbolo di integrazione, soprattutto non dimentichiamoci chi è morto per quella bandiera. Quindi, per farla unita. Moscuzza, mi sembra di capire che il pensiero dell'associazione culturale Lambadoria è, piuttosto che criticare la Lombardo Radice, perché non copiare l'iniziativa nelle altre scuole? Copiare sulle altre scuole e prendere il metodo degli Stati Uniti, quello della Gran Bretagna, che tutte le varie etnie sono uniche in una bandiera, quella nazionale. Cioè, nel territorio dello Stato, comunque tutelare il patrimonio bandiera, il patrimonio simbolo anche storico e culturale. È anche un metodo per integrare queste comunità, che non dobbiamo dimenticare, devono molto la nostra bandiera, e loro lo sanno e le amano di più volte degli italiani, perché gli diamo assistenza, li soccorriamo al mare, li integriamo. Loro questo lo sanno, le nostre comunità etiche presenti nel nostro territorio.